Eccoci con una delle due guide del giro, chiamiamolo turistico, storico, culturale, un mix, per far conoscere la città, di Portogruaro e la sua storia. Com'è stata e com'è nata l'idea e com'è stata la prima visita? Ma l'idea è nata già da qualche anno, nel senso che in occasione della festa del Santo Patrono, quindi in occasione della festa di Sant'Andrea e anche della festa Terre dei Dogi, con l'amministrazione comunale si è creata così questa forma di collaborazione e abbiamo proposto una serie di percorsi tematici. Benvenuti a tutti, siamo contenti di vedervi tanto numerosi a questo primo appuntamento, primo di 10 appuntamenti, che finalmente dopo tanti anni, credeteci, sono tanti anni che volevamo questa cosa, il Comune di Portogruaro ha deciso di sponsorizzare, quindi grazie all'amministrazione comunale attuale, perché è lei che ha accettato e ha voluto dar vita a questo progetto. 10 appuntamenti, il calendario ve lo do alla fine, ce l'ho qua, c'è su internet, c'è sul sito del Comune, sponsorizzati dal Comune di Portogruaro, che quest'anno teniamo io e Mariangela come guide. E oggi, la giornata di oggi è un po' introduttiva, è la visita introduttiva, è la visita quella che noi chiamiamo classica, che presenta la storia di questa città, di Portogruaro, che nasce come città. Le altre 9 invece sono tutte a tema, i temi sono svariati, dedicati al fiume Lemene, ai palazzi di Portogruaro, poi avrete modo di vederli. Intanto per noi è veramente molto bello vedervi così numerosi, perché vuol dire che ci abbiamo creduto e abbiamo creduto a qualcosa che era buono, quindi grazie della vostra presenza. Adesso ci dividiamo in due gruppi perché siete così numerosi e incominciamo subito e poi via via ci scambiamo qualche commento e qualcosa d'altro.